Ciao a tutti e bentornati. Secondo la relatività, nessun tipo di materia o di informazione può viaggiare nello spazio più rapidamente della luce. Come abbiamo visto in un video precedente, che vi invito a guardare se non lo avete già visto, questa conclusione è uno dei punti fermi su cui è costruita la nostra comprensione attuale della realtà. In questo video, però, vorrei parlarvi un po' di cose che invece sembrano superare la velocità della luce. Com'è possibile? Beh, seguitemi fino alla fine e vedrete. Come al solito, se non lo avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche. Dunque, vediamo quali sono le cose che conosciamo e che sembrano superare la velocità della luce. La prima possibilità ha a che fare con un effetto che si chiama effetto Cherenkov. Di che si tratta? Beh, la velocità della luce nel vuoto, come sappiamo tutti, è una costante che si indica con la lettera C e vale circa 300.000 km al secondo. Ma se la luce non si propaga nel vuoto, ma invece in un mezzo come l'aria o l'acqua, che cosa succede? Beh, la velocità cambia. Per l'esattezza diventa C diviso n, dove n è un indice che dipende dal mezzo. Quindi la luce può rallentare quando viaggia in un mezzo ed è possibile che alcune particelle possano andare più veloce in quel mezzo. E quando questo succede, si produce una radiazione che si chiama appunto radiazione Cherenkov e che è stata osservata, ad esempio, quando alcune particelle molto veloci passano nell'atmosfera terrestre. Ma attenzione, le particelle non superano mai la velocità della luce nel vuoto, ma solo la velocità della luce in quel particolare mezzo. E quindi hanno violato la relatività di Einstein? Assolutamente no. L'effetto Cherenkov non confuta la relatività, anzi. Vediamo un altro esempio in cui sembra esserci un superamento della velocità della luce. Immaginiamo di prendere in mano due laser e di accenderli puntando in due direzioni opposte. Il primo raggio viaggia verso destra a velocità c, il secondo verso sinistra a velocità c, pure lui. Con che velocità si allontanano tra loro i due raggi? Beh, dal mio punto di osservazione, sia il primo che il secondo raggio percorrono 300.000 km al secondo e quindi dopo un secondo la distanza tra i due raggi sarà di 600.000 km. Quindi non c'è dubbio, dal mio punto di vista, la velocità con cui i due raggi si allontanano tra loro è 2 volte c, il doppio della velocità della luce. Oppure pensiamo a due protoni che si vengono incontro in un acceleratore di particelle, viaggiando ognuno, mettiamo, al 90% della velocità della luce. Stesso discorso, dal mio punto di vista, la velocità con cui si avvicinano è quasi il doppio di c. Stanno forse violando il limite della velocità della luce? Assolutamente no. Come vi ho già spiegato nel video precedente, quello che conta è la velocità relativa tra i due protoni o tra i due raggi di luce, che non è quella che vedo io dal mio punto di vista, ma quella che ciascun protone o ciascun raggio di luce vedrebbe dal suo punto di vista. Per calcolarla bisogna usare una regola di composizione delle velocità che, come vi ho detto, non diventa mai maggiore di c, qualunque cosa si faccia. Ok, un altro esempio. Prendiamo un laser e puntiamolo su qualcosa di molto lontano, per esempio la Luna. Poi muoviamo il laser molto velocemente. Poiché la Luna è molto lontana, il percorso che il laser compie sulla superficie lunare è molto grande. Se muoviamo la mano con sufficiente rapidità, la macchia luminosa sulla Luna può spostarsi più rapidamente della luce. Ma in realtà nessun oggetto o informazione sta viaggiando più rapidamente di c. I singoli fotoni che compongono il raggio laser, per esempio, non superano mai c. L'unica cosa che supera c è qualcosa che assomiglia a un'ombra, insomma, una specie di illusione ottica. Se non siete ancora convinti, pensate a un tubo di gomma da cui esce dell'acqua, quelli con cui innaffiate il giardino. Se lo spostate di qua e di là, il getto in un punto lontano sembra muoversi molto rapidamente, ma in realtà nulla si sta davvero muovendo più velocemente delle molecole di acqua che escono dal tubo. Ma un momento, che succederebbe se invece del laser o del getto dell'acqua usassimo un oggetto rigido? Per esempio, se io sposto questa penna avanti e indietro,
La punta sembra muoversi istantaneamente appena io tocco da un lato e quindi l'informazione si sta propagando più rapidamente della luce. In realtà no, non esistono oggetti perfettamente rigidi. Quando io sposto un oggetto, in realtà tutte le molecole si spostano uno dopo l'altra, propagando la spinta a quelle più vicine. È un po' come se qualcuno spinge una persona in una folla, la spinta ci mette un po' a arrivare a una certa distanza. E la velocità con cui si propaga la spinta è data dalla velocità del suono in quel materiale. E quindi no, in questo modo non si può mai superare la velocità della luce. Vediamo un altro esempio. Quando i raggi cosmici colpiscono gli strati più alti dell'atmosfera terrestre, vengono prodotti sciami di particelle elementari che si chiamano muoni, che vengono osservate dai rivelatori dei laboratori sulla superficie terrestre. Ma i muoni hanno una vita media molto breve, di appena un paio di milionesimi di secondo. In quel tempo, muovendosi a velocità minori della luce, dovrebbero percorrere solo poche centinaia di metri nell'atmosfera. Il fatto che invece li vediamo raggiungere la superficie terrestre sembrerebbe implicare che si muovano più veloci della luce. Ma in realtà non è così. Quello che succede è che i muoni subiscono la dilatazione dei tempi della relatività. Poiché si muovono a velocità molto alte, ma comunque più piccole della luce, il loro tempo scorre più lentamente. Quindi la vita dei muoni che piovono sulla Terra è molto più lunga di quelli in quiete e per questo riescono a percorrere distanze più lunghe. Ma anche in questo caso non c'è nessuna violazione del limite di velocità. La stessa cosa, tra l'altro, varrebbe per un astronauta in viaggio verso una stella lontana. Per esempio, se viaggiasse vicino alla velocità della luce, verso Alfa Centauri, per noi che guardiamo da Terra, il viaggio durerebbe circa 4 anni, ma dal punto di vista dell'astronauta sarebbe passato un tempo molto più piccolo. Ma allora possiamo dire che abbia superato la velocità della luce? No, perché dal suo punto di vista sarebbe stata la distanza di Alfa Centauri a essersi accorciata per via del fenomeno della contrazione delle lunghezze. E quindi anche la velocità misurata nel suo sistema di riferimento sarebbe comunque minore di quella della luce e identica a quella misurata da Terra. Il fatto è che quando definiamo la velocità dobbiamo stare attenti e farlo in un sistema di riferimento prestabilito. Mischiare i sistemi di riferimento può portare appunto a risultati sbagliati. Come tutti sappiamo, la Terra gira su se stessa, come una trottola, e questo fa sì che le stelle nel cielo ci appaiano ruotare ogni 24 ore. Se si fa qualche semplice calcolo, si trova che la velocità di rotazione apparente delle stelle è maggiore della velocità della luce. E siccome non esistono sistemi di riferimento privilegiati, si potrebbe dire che dal nostro punto di vista le stelle hanno violato il limite dettato dalla relatività. Ma in realtà c'è un inghippo. Quando si fanno osservazioni in sistemi di riferimento che accelerano, come quello in rotazione, le cose non sono così semplici. Bisogna usare la teoria della relatività generale e le velocità in punti diversi dello spazio-tempo non si possono confrontare come si fa in relatività ristretta, ovvero quando non c'è accelerazione. Quello che è chiaro però è che anche in questo caso non c'è niente che stia davvero violando il limite imposto dalla relatività ristretta, ovvero che niente possa spostarsi più veloce della luce in una regione ben definita di spazio-tempo. E ora veniamo a un effetto che si tira sempre in ballo quando si parla del limite della velocità della luce, l'entanglement. È un effetto che ha a che fare con la meccanica quantistica, e in questo video non entrerò nel dettaglio, magari lo faremo un'altra volta. Comunque possiamo spiegarlo in modo semplice con un esempio. Prendiamo due particelle elementari che hanno una proprietà chiamata spin, che può avere il valore 1/2 o meno un mezzo. E prepariamo il sistema in maniera tale che la somma degli spin sia 0. Entanglement significa appunto che c'è un legame tra queste due particelle che fa sì che lo spin del sistema debba restare 0, anche se separiamo le particelle e le mettiamo a una distanza enorme l'una dall'altra. Ora però la meccanica quantistica ci dice che il valore dello spin delle particelle in realtà
non è definito fino a quando non lo misuriamo. Le particelle si trovano in una sovrapposizione dei due possibili stati. Ma se misuriamo lo spin di una delle due particelle e troviamo che ha scelto il valore un mezzo, questo significa che l'altra dovrà istantaneamente assumere il valore meno un mezzo, anche se è incredibilmente lontana dalla prima particella. Questa cosa indubbiamente è sorprendente, c'è molto dibattito su quale sia l'interpretazione corretta di questo fenomeno, ma funziona davvero così, l'abbiamo osservato sperimentalmente. Ok, quindi in effetti sembra che il sistema trasferisca informazione a velocità superiore a quella della luce. Ma è davvero così? In realtà no, nessuna informazione viene trasferita. In effetti si può dimostrare che non c'è modo di usare l'entanglement per comunicare istantaneamente da un punto all'altro dell'universo. E perché? Perché la scelta dello spin, nell'esempio che abbiamo appena fatto, è completamente casuale e non c'è modo di prevederla. Una volta osservato uno dei due valori in una particella, sappiamo con certezza che l'altra particella avrà il valore opposto. Ma è un po' come mettere una scarpa destra in una scatola, una scarpa sinistra in un'altra scatola e poi dare una delle due scatole a caso a un vostro amico che se ne va dall'altra parte del mondo. Quando voi aprite la vostra scatola e ci trovate la scarpa destra, sapete che lui laggiù avrà la scarpa sinistra, ma non potete usare la cosa per mandarvi messaggi, no? Infine, l'ultima cosa, l'espansione dell'universo. Ne abbiamo parlato in un altro video, le distanze tra punti lontani dello spazio crescono con il passare del tempo. Si può dimostrare che esistono punti dello spazio talmente distanti che si stanno allontanando fra loro a velocità maggiori della luce. È una violazione del limite di velocità? Ancora una volta, no, in realtà, come abbiamo già detto, in relatività generale la definizione di velocità è un po' più delicata. Ma il punto è che non c'è nulla che si stia spostando nello spazio a velocità maggiori di c. È lo spazio che sta portando le galassie a separarsi tra loro più rapidamente di c, in alcuni casi, ma localmente però non c'è nulla che si stia muovendo nello spazio più velocemente della luce. Qualcuno però ha ipotizzato che si possano sfruttare le proprietà di dilatazione dello spazio consentite dalla relatività generale per viaggiare velocemente nell'universo, ma di questo parleremo in un prossimo video. Per ora spero di avervi convinto che non esistono casi noti di violazione del limite della velocità della luce e che quelli che sembrano farlo non lo fanno davvero. Il punto, come avrete capito da tutti gli esempi che ho fatto, è che sono i rapporti di causa effetto a definire il limite di velocità. E fino a che le influenze fisiche si propagano più lentamente di C, la relatività è salva e con essa, in un certo senso, la natura stessa della realtà. Bene, per questa volta è tutto, ci vediamo alla prossima.